era sulla pandemia e è stato difficile perché c'erano molte cose da dire, cioè 3 anni di pandemia, quindi è stato, come dire, complicato descrivere la pandemia in poche parole. La pandemia, ma anche Pascoli Verga, Liliana Segre e la tecnologia. Queste alcune delle tracce proposte agli studenti. Ovvero la tematica parlava dei social, quindi cos'è il mondo d'oggi, bisogna stare attenti, i vari rischi del mondo del web. Questa mattina sono infatti iniziati gli esami di maturità, oltre 3.000 gli studenti e le studentesse aretini in classe per la prima prova, quella di italiano. Ho scelto la traccia tipologia B su un testo di Liliana Segre, un testo che aveva principalmente una traccia storica, che personalmente piace molto come tema e su cui ho potuto approfondire abbastanza, soprattutto sulla parte del fascismo in Italia, nazismo in Germania e tutto ciò che ne deriva dell'Olocausto degli ebrei. Una tematica molto, diciamo, personale, volendo, perché mio nonno da piccolo me la raccontava sempre, perché lui è del 33 e quindi comunque in parte l'ha vissuta, e quindi comunque me la raccontava sempre e io avevo piacere comunque a scriverne. Dopo 2 anni nei quali i maturandi sono stati alle prese con solo un maxi orale a causa della pandemia da Covid, quest'anno si è tornati finalmente in presenza. Via anche l'obbligo delle mascherine unicamente raccomandate. Allora, stamattina alle 8 c'è stato l'ingresso, sono stati convocati, erano un po' agitati anche perché erano 2 anni che non si rifaceva una prova scritta, quindi l'emozione è stata forte. 7 le tracce a disposizione dei candidati e delle candidate stabilite come sempre dal Ministero. Siamo stati fortunati abbastanza, soprattutto per la proposta della tipologia A, perché era quella comunque che speravo di fare e mi è andata bene perché abbiamo trovato effettivamente un brano di Giovanni Verga che è stato abbastanza interessante anche da parlarne. Io ho scelto Verga, un esempio, soprattutto per il fatto appunto delle persone più disagiate, che nonostante tutto è stato un argomento che mi ha premuto molto durante tutto l'anno ed è di facile copertura interdisciplinare, poiché ho riuscito anche a collegarci molti altri autori. Il prossimo 23 giugno sarà invece la volta della seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo e predisposta dai singoli istituti, quindi la prova orale secondo l'ordine alfabetico ad estrazione.